Buonasera, ore 21, un minuto dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Ribaltone tecnico nel Pescara, esonerato l'allenatore Massimo Oddo, il nuovo tecnico bianco-azzurro è Roberto Breda. Ma la copertina di questa sera è dedicata all'omaggio di Pescara allo Stadio Adriatico di Pescara, riservata a Diego Armando Maradona, un'immagine che racchiude due campionissimi, Diego Armando Maradona e Leo Junior, un'immagine indelebile. Non è una passerella, ma soltanto il saluto tra due campioni prima di Pescara-Napoli. Dal Brasile è collegato con noi Leo Junior. Buonasera Leo e ben ritrovato. Grazie Enrico, buonasera a te, buonasera a tutti, un piacere. Ti ringraziamo per questo collegamento con te, ne approfittiamo proprio per ricordare il tuo compagno di tante battaglie, un avversario che ci ha lasciato nei giorni scorsi dal Brasile. Ecco, cosa ti senti dire? Qual è il tuo ricordo particolare di Maradona? Ma Enrico, sono tanti, perché da quando Careca è arrivato al Napoli, cioè, questo rapporto è diventato ancora più vicino. E poi Diego era una persona certamente molto umile, generosa, sai, soprattutto con quelli che erano vicini a lui. Io ho avuto diverse opportunità. Cioè lui è venuto al Carnevale a Rio nell'86 in vacanza, è venuto, ha giocato sulle spiagge con noi, cioè è venuto con Zico la partita in beneficenza che lui ha fatto anche qui a Rio, cioè fuori, diciamo, le opportunità che abbiamo avuto quando abbiamo giocato contro ancora nel Torino in quei 3 anni e poi nei 2 anni di Pescara, che certamente hanno lasciato un ricordo per diverse volte, né? Non soltanto per il fatto di Diego essere il personaggio che era, ma anche la possibilità di stare vicino. E noi qua in Brasile abbiamo sentito tanto, anche perché lui era molto vicino a diversi brasiliani, non solo quelli che hanno giocato con lui nel Napoli, come Careca e Alemão, ma anche gli altri, perché lui alla fine era un idolo, diciamo, per tutti noi. Ecco Leo, ti fa piacere che sia stato ricordato anche qui a Pescara con questa immagine, questa stretta di mano tra voi campionissimi? Anche sabato all'Adriatico spiccava questa immagine. Nel nostro studio abbiamo la fortuna di avervi sempre presenti in ogni trasmissione. Per noi resterà un'immagine indelebile, anche per te credo. Certo, piacere grossissimo. Sai Enrico che quelli del Toro sono rimasti un po' gelosi di questa fotografia, perché loro hanno detto: guarda che non c'è una fotografia di Diego con Junior con la maglietta del Torino, c'è solo quella del Pescara. Ma è soltanto quelle cose che sappiamo noi che i tifosi se la sentono. Però io ce l'ho un sacco di fotografie con Diego con la maglia del Toro, però questa qua è una di quelle che ce l'ho come poster nel un posticino lì vicino a tutte le altre fotografie, perché alla fine questo giorno qui abbiamo, non so se si ricorda, questo giorno abbiamo pareggiato 0-0 questa partita. Sì, esatto. E certamente ce l'ho anche questa maglia sua, che è una maglia che non si trovano in giro, perché è questa maglia rossa che il Napoli giocava quando non giocava con quella blu. Io ce l'ho anche questa maglia che abbiamo scambiato dopo la partita. Quindi una maglia che custodisci con tanti ricordi, con tanto affetto verso questo campione. Certo, anche perché lui con me si è sempre comportato, l'ultima volta che ci siamo incontrati così anche da lontano fu nel Mondiale in Russia, 2 anni fa. Lui era per una trasmissione, penso anche io, lì ci siamo salutati un po' da lontano, ma è rimasto sempre, diciamo, quel rapporto di amicizia che alla fine, diciamo, che Careca è stato responsabile per questo rapporto un po' così vicino.
È evidente anche la tua commozione, Leo. Ecco, prima di salutarti, resta ancora qualche minuto in linea perché vorrei presentare anche gli altri amici collegati, i colleghi Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Paolo Toro, Riccardo Clinco, buonasera a tutti. Saluto Andrea Costantini in studio, ringrazio Maurizio Daguin in regia. Allora Andrea, dimmi subito le novità della giornata perché poi voglio chiedere una cosa a Leo e poi lo lasciamo. Intanto si sta giocando in Serie A, è cominciata alle 20:45 a Marassi-Genoa-Parma, vantaggio del Parma 0-1, rete di Gervinho, iniziata in Serie B anche Virtus-Entella-Spal 0-0 il parziale, iniziata in Serie C girone A Como-Piacenza, parziale di 0-0. Nella giornata di oggi c'è stato il primo allenamento diretto da Roberto Breda, il neotecnico del Pescara al Poggio degli Ulivi, in questo strano incrocio di destini di allenatori, perché proprio quest'oggi Beppi Pilloni, in corsa per la panchina del Pescara per un suo ritorno fino a qualche ora fa, oggi ha firmato il contratto che lo lega alla Triestina, girone B di Serie C, fino al giugno del 2022. Ecco qui l'annuncio sul sito ufficiale della US Triestina. Beppi Pillon, nuovo allenatore della Triestina al posto di Gautieri. A te. Allora, prima di sentire gli altri amici, perché con Leo c'era la promessa di tenerlo qualche minuto, Leo, ti chiedo soltanto un tuo breve giudizio dal Brasile su queste vicende del Pescara che per il secondo anno consecutivo sta vivendo una stagione negativa e sofferto soprattutto. Sto leggendo le notizie, soprattutto in questo inizio di campionato, bisogna ritrovare il binario giusto, perché sennò diventa difficile, eh? E sappiamo che quando si scambia un allenatore che cambia filosofia, tutte queste cose qua, però i calciatori soprattutto hanno bisogno di trovarci tra di loro per avere questo amalgama per uscire di questa situazione. Enrico, avevo parlato della maglia rossa, però sì, questa qua è quella tradizionale, vedi? Ah, anche quella originale hai, anche quella originale, beato te. Beato te. Adesso questa maglia andrà su un quadro perché avrà un'importanza troppo grossa della mia vita anche. Leo, grazie per averci dato il tuo contributo dal Brasile, perché solo con te potevamo ricordare un campione del genere e questa immagine resterà sempre presente nella nostra memoria e nei nostri cuori. Un abbraccio anche dagli altri amici, non so se ti vogliono salutare a volo, Totò soprattutto, Francesco, Paolo e Riccardo. Un abbraccio. Ciao Leo. Grazie. Ciao Leo. Ciao Totò. Un grande abbraccio, un grande campione. Grazie, ti aspetto, caro. Leo, ti aspetto. Speriamo, se il virus ci lascia, torno volentieri. Va bene. Grazie Leo. Un abbraccio a tutti. Speriamo della prossima volta, Enrico, che Pescara sia un po' più su nella classifica. Certo. Ti chiameremo quando staremo meglio in classifica, d'accordo? Bravo. Grazie ancora a Leo Junior. Allora, parliamo dei fatti di attualità. Allora, abbiamo tanta carne al fuoco stasera, quindi prego gli amici di essere concisi negli interventi, perché abbiamo intervista col presidente Sebastiani, con l'allenatore Breda, effettueremo altri collegamenti. Allora, è ovvio che devo chiedervi in apertura come commentate questo ribaltone tecnico. Partiamo non da Totò questa sera, ma da Paolo. Grazie. Toro, che è per la prima volta presente nel nostro programma stagionale. Paolo, ben rivisto innanzitutto. Allora, cosa grazie ti senti di dire a 48 ore da questo avvicendamento sulla panchina del Pescara? Ma guarda, era una soluzione a questo punto ritengo inevitabile, perché la situazione qui rischiava di arrivare a una irreversibilità di classifica. È stato un inizio, un avvio molto pesante. Oddo avrà avuto anche qualche attenuante legata agli infortuni, però per una serie di circostanze una squadra che su 9 partite ne perde 7, ne vince una, ne pareggia una, è veramente, voglio dire, troppo poco. Io ritengo che, anche se non è stata forse costituita una rosa ottimale e funzionale, anche se non sono stati magari
tenuti nel debito conto come negli altri anni, d'altronde le potenzialità di infortunio che molti giocatori potevano avere e che poi si verificano puntualmente. Io penso che comunque tutto sommato questa squadra compattata, insomma, ha dei giocatori. Dopo amplieremo il discorso, Paolo, adesso restiamo su questo avvicendamento, poi ovviamente cercheremo di analizzare. Allora, sull'avvicendamento chiudo qui dicendo che era molto opportuno che venisse un allenatore da fuori e quindi che non si optasse per soluzioni interne o seminterne, un terzo che entra in questo contesto, perché quello, il lavoro che c'è da fare è ricompattare e ridare slancio alla squadra. E bene, vorrei sentire, grazie Paolo, vorrei sentire Francesco, te l'aspettavi giusto così? Diciamo che è un avvicendamento scontato, previsto e prevedibile, tutto sommato giusto, perché le colpe non sono solo di Oddo, ci mancherebbe, le colpe sono principalmente di come è stata allestita questa squadra, però non si può togliere il presidente, i direttori sportivi e i giocatori. Ora la palla passa ai giocatori. Breda ha dimostrato che è un allenatore capace in situazioni così difficili e dir poco come quella del Pescara. Poi commenteremo ogni dichiarazione sia del presidente sia di Breda di tanti argomenti. Andiamo da Riccardo Clinco. Riccardo, la tua su quanto è accaduto nelle ultime 48 ore? Guarda, avvicinamento inevitabile, anche se devo dirti che l'ultima partita non è stata la peggiore che abbiamo fatto. Un po' c'era un qualcosa in più, però purtroppo i risultati hanno condizionato questa scelta che è diventata inevitabile, perché sono troppe, 7 sconfitte su 9, siamo troppo bassi. Però è da una parte è un peccato, perché la squadra, a mio avviso, in questa partita, soprattutto nel primo tempo, aveva fatto vedere qualcosa e poi ha avuto anche delle occasioni per andare in vantaggio. E poi chiaramente, secondo me, è stata una situazione inevitabile. Allora, un po' tutti concordi, vediamo se c'è la voce fuori dal coro di Totò De Leonardis. Totò? Ah, sicuramente fuori dal coro. No, a me questo aggettivo inevitabile mi sembra, cioè, la solita banalità del calcio italiano, voglio dire, perché quando non arrivano i risultati, perché a monte di questo inevitabile, ma stiamo parlando di appena 3 mesi fa, c'era un progetto biennale. Progetto biennale, un programma concreto, con eccetera eccetera, poi voglio dire, con i risultati finisce tutta la storia. Sicuramente non è che questi 3 mesi Oddo sia impazzito, rispetto almeno nella considerazione di chi ce l'ha portato, voglio dire. Quindi al di là di tutto, cioè delle considerazioni da fare, a me non piace che sia Oddo o un altro, a me non piace questo modo di gestire una squadra, perché ricordiamoci che, insomma, l'anno scorso è stata la stessa cosa, insomma, non è che il cambio del relatore ti cambia quello che c'hai dentro, perché tra l'altro, se ricordate, io già la scorsa settimana ripetevo che questa è una squadra da rifondare, da rifare, perché quello che abbiamo visto non è che vedremo molto di più. Io mi auguro appunto che Breda riesca a cogliere l'occasione, da fare sicuramente un ottimo tecnico, però è il modo, è tutto il mondo di questo pallone che vive sul risultato, sulle false promesse, sui soliti progetti che poi non si confermano mai, e poi quando si vince ovviamente hanno vinto tutti, se fateci caso, e quando perdi solo l'allenatore. Purtroppo allora, non mi piace, perché mi è arrivata una notizia proprio in questo istante, non è una bella notizia, è deceduto qualche ora fa il medico della Pescara Calcio, il dottor Ernesto Sabatini, che stava male, è stato colpito da una malattia negli ultimi mesi, dallo spareggio di Perugia, in quella partita dove il Pescara ha conquistato la salvezza, quindi me la sto dando per come mi è stata comunicata. Il dottor Ernesto Sabatini, medico del Pescara, ci lascia. Ovviamente le condoglianze da parte nostra, un po' da parte di tutti i tifosi, i veri sportivi, alla famiglia di Ernesto, che era un pescarese puro sangue, da tanti anni militava con la sua umiltà, con la sua serietà e competenza professionale nella Pescara. Un abbraccio ai familiari di Ernesto Sabatini. Torniamo alla cruda realtà, la cronistoria delle ultime 48 ore.
le motivazioni dell'esonero di Oddo con l'intervista al presidente Sebastiani realizzata oggi da Andrea Costantini. Divideremo questa intervista in due parti. Nella prima parte le motivazioni dell'esonero e il commento su quanto ha fatto Massimo Oddo. Il presidente Sebastiani. Perché questa scelta intanto? Ma voi sapete tutti che per me è sempre doloroso quando devo fare delle scelte di questo tipo, e nella testimonianza anche in questo caso il fatto che abbiamo cercato di fare il possibile per invertire la rotta, però è evidente che dopo 9 partite giocate, di cui 7 perse, qualcosa bisognava fare per dare una sterzata a questa squadra che evidentemente avrà anche delle carenze, avrà anche dei limiti, però qualcosina in più credo che possa fare. È però il quinto allenatore che salta in questo anno solare, tremendo per tanti punti di vista, anche sul fronte tecnico del Pescara. Si è dato una spiegazione del perché tutti questi avvicendamenti? Ma perché quando le cose non vanno bene purtroppo paga sempre l'allenatore, non possono pagare tutti gli altri perché ne sono tanti, e paga sempre l'uomo solo al comando che di solito è l'allenatore. Purtroppo questa è la legge del calcio. Io mi auguro per il futuro di non averne più di questi problemi, perché significherebbe intanto che la squadra va bene e poi che probabilmente certe scelte non sono state sbagliate. Presidente, si è discusso molto nelle ultime ore di questo post di Massimo Oddo. A chi si riferiva, se è possibile? Si sente tirato in ballo da quel post di maschere, volti, citando Pirandello? Beh, credo che insomma Massimo sicuramente sarà diciamo in qualche modo deluso da questa avventura, ci mancherebbe, però credo che Pirandello faccia l'anima sua e non c'entri proprio nulla, perché in questo caso più di quello che abbiamo fatto ribadisco, rifarei da capo, quindi non rimpiango nulla di quello che abbiamo fatto, però insomma noi ci abbiamo messo non solo il volto, pure qualcos'altro, me lo fate dire, ma abbiamo messo pure qualche altra cosa. Ma è naturale che quando si sbaglia, quando si fanno questi risultati, è evidente che le colpe sono di tutti. Ci mancherebbe che io non sono qui a dire che la colpa è di Massimo, ci mancherebbe altro. Sono qui a dire che però Massimo lo abbiamo sostenuto e difeso, come credo che forse in altri ambienti non avrebbero fatto, perché obiettivamente voi fate questo mestiere, ma su 9 partite ne perdi 7, quindi è difficile che possa avere più copertura di quanto l'abbiamo data noi, anche perché eravamo convinti e siamo convinti che qualche problematica c'è stata, quindi tra il fatto che abbiamo iniziato alla fine, tanti infortuni e tutta una serie di cose che purtroppo sono stati anche alibi per tutti, compreso per l'allenatore, quindi però diciamo che poi alla fine 7 risultati di questo tipo, insomma, non possiamo andare avanti all'infinito perché pensiamo che siamo tutti bravi, non abbiamo sbagliato, il mister non ha sbagliato, i giocatori hanno sbagliato, una scossa ci vuole, ecco perché dicevo che purtroppo alla fine paga sempre l'uomo solo al comando. Ma se potesse, alcune scelte di mercato le rifarebbe? Si imputa tra gli errori della società l'allestimento dell'organico o l'arrivo di determinati giocatori? No. No, perché questo, per grande onestà di tutti, credo che abbiamo condiviso tutti quanti insieme i giocatori da prendere. Lo stesso mister all'allestimento della rosa era non contento di più. E poi è chiaro che se ci sono delle problematiche perché magari qualcuno si fa male o perché magari qualcuno fa un lavoro diverso, piuttosto che ci possono stare anche delle incomprensioni, se vogliamo, anche tra quello che pensa la società, quello che pensa la parte tecnica della società e quello che poi magari pensano tecnico e staff su alcune situazioni. Ci sono tante, perché tanto io non mi sono mai nascosto, quindi non mi nascondo ora. Sicuramente qualche problematica c'è stata da una parte e dall'altra, quindi oggi è evidente che si arriva al punto di mettere un punto e di ripartire. Molti dicono che si era creata una frattura tra l'allenatore e i giocatori. Ma
questo a me non risulta sinceramente, perché poi noi abbiamo fatto anche in un paio di occasioni degli incontri allargati tra società, staff, giocatori, e questo non è mai uscito fuori. È vero che purtroppo queste cose non si dicono da una parte e poi magari si nascondono dall'altra, però a me obiettivamente non risulta. È chiaro che quando, purtroppo il calcio è così, quando arrivano i risultati sono tutti bravi, bel gruppo, uniti, la società è forte, il mister è fantastico. Quando non arrivano i risultati, poi ognuno cerca di trovare il piccolo alibi per nascondere quelle che sono le criticità, e i giocatori hanno la loro bella fetta di colpa, perché se questo è un organico che a detta di tanti non merita la posizione che occupa, che è un organico di tutto rispetto, e devono fare qualcosa in più anche loro. Se noi dobbiamo pensare che questa squadra, se non c'è un attaccante, non può giocare a calcio e le perde tutte, allora è meglio che me ne metto io domani mattina, perché non è così. Perché, scusate, il Cosenza non ce l'ha l'attaccante, gioca, vince le partite e se la gioca fino all'ultimo minuto. Sono tante squadre in Serie B che giocano magari con l'attaccante non di ruolo. Non è che se non abbiamo un giocatore noi non giochiamo, perché allora dobbiamo prendere un allenatore per ogni settimana. Si è sentito Massimone? Massimo l'ho sentito, l'avrei voluto chiamare, l'avrei voluto incontrare, perché sapete tutti quanti che rapporto c'ho io con Massimo, e quindi non faccio le cose per messaggio con Massimo Oddo. Però Giorgio la mattina, ieri mattina, mi ha detto che non c'era, che era a Milano, e quindi non, appena sarà possibile, sarà di ritorno, ho mandato un messaggio, appena sarà di ritorno mi farà piacere incontrarlo e parlarci, perché confrontarsi fa sempre bene, anche perché non posso credere che questo allenatore si sia dimenticato di fare il suo lavoro, o soprattutto che possa avere queste situazioni qui, perché non è che è successo a Pescara, purtroppo è ricorrente, e credo che siccome io lo ritengo un amico, farci due chiacchiere per me sarà sicuramente un piacere. Tra poco commenteremo con i colleghi le prime dichiarazioni del Presidente Sebastiani. Ricordiamo la notizia che abbiamo dato poco fa, la scomparsa del medico sociale del Pescara, il dottor Ernesto Sabatini, che ci lascia dopo una malattia che lo ha colpito quest'estate. Un abbraccio e le condoglianze alla famiglia del caro Ernesto. Allora, cosa vi ha colpito di questa prima parte dell'intervista con Sebastiani? Riparto da Totò De Leonardi, se poi sentiamo tutti quanti. Mi ha colpito, la cosa che mi colpisce di più è la frase: non è detto che se non hai l'attaccante non fai gol. Cioè, non lo so se è una presa in giro, cioè, questo è un problema che abbiamo avuto già l'anno scorso, ma è un problema per tutte le squadre. Cioè, se non hai l'attaccante, non è vero che in Serie B sono squadre che non hanno attaccanti come quello che è successo a Pescara. Pescara, tanto è vero che quando ha avuto l'attaccante, i due gol li ha fatti l'attaccante, voglio dire. Quindi non è cioè, appunto, ci sono delle cose che, voglio dire, non mi piacciono, tutto qua, voglio dire, questo si è presa la decisione, ok, va bene, andiamo avanti, perché il calcio è così, perché è inevitabile e perché tutto il resto. Mi auguro, il problema vero è che Pescara non ci è arrivato da solo perché Oddo è impazzito all'improvviso, o perché ci sono sotto chissà quali strame da parte dei giocatori che poi non c'erano, voglio dire, la verità è, a mio avviso, poi non è che il calcio l'ho inventato io, a mio avviso è un organico sbagliato, perché sono state fatte delle scelte che all'atto pratico si sono rivelate sbagliate, nel senso che non hai solo l'attaccante, ma hai problemi a centrocampo, perché hai puntato su uomini che in questo momento non sono affidabili, hai puntato sulla difesa con uomini che in questo momento non sono affidabili, quindi è una squadra in questo momento che non è affidabile e rispecchia esattamente la classifica che ha. C'è poco da salire, quindi la vera medicina, al di là che l'allenatore ha cambiato, ma questo non deve cambiare il programma. Questa squadra, se vuole salvare, deve essere rinforzata veramente, togliendo tanti punti deboli nel prossimo mercato, altrimenti di chi stiamo a parlare? Aspettiamo che cambia un altro allenatore, ma dai, facciamo ridere i polli. Allora, secondo voi si era anche indebolito il rapporto tra Oddo e Repetto, e anche tra Oddo e il presidente Sebastiani? Vorrei partire da Paolo Toro.
Ma secondo me, da quello che si è percepito da fuori, un po' si era sfilacciato, sì, forse un po' indebolito, sì, ma è il frutto di questa prima parte fallimentare di campionato che la Pescara Calcio ovviamente non si aspettava. Il presidente e i dirigenti hanno difeso a oltranza l'operato di Oddo, quindi la panchina di Oddo, fin quando possibile, proprio perché volevano evitare il naufragio di un progetto, di un ennesimo progetto pluriennale che però evidentemente si è rivelato molto fragile per varie circostanze e con colpe di tutti, ovviamente già dalla base, per cui siccome si è arrivato a un momento in cui ricordiamoci sempre che quello che è importante è salvare la categoria e quindi evidentemente le valutazioni che poi sono state fatte si è arrivati ad un punto tale da dire la storia del calcio è questa, la scossa che si deve dare deve passare per il cambio dell'allenatore, ma fin quando è stato possibile l'allenatore è stato difeso, anche se gradualmente nel tempo i rapporti, per quello che ho percepito, si erano sfilacciati sicuramente. Francesco e Riccardo hanno la stessa idea di Paolo, cioè questo rapporto indebolito tra il tecnico e la proprietà e anche tra il tecnico e Giorgio Repetto. Francesco? È difficile dirlo, potrebbe essere facile ipotizzarlo alla luce dei risultati, mentre molto più realistico, e qui vado se vogliamo anche al discorso di Totò, che si possono in determinate situazioni percorrere strade diverse, magari non in questa occasione, ma non posso ricordare da dove sono cominciati i mali in questo 2020, quando è stato delegittimato Zauli, quando un allenatore che aveva fatto 26 punti, 20 partite, invece di togliere quell'allenatore, togli 3-4 giocatori, li accantoni, li metti in naftalina, gli continui a pagare lo stipendio, ma dai un segnale forte alla squadra. Alcuni di quei giocatori ci stanno ancora e continuano a fare i danni in campo. Aggiungo velocemente che con l'ingaggio di 5 giocatori, Antei, Bocchetti, Asensio, Ceter e Capone, al di là degli infortuni, al di là di tutto, parliamo di giocatori. Prendevi giocatori bravi, ne pagavi 2, ma bravi veramente, e soprattutto giocatori integri, e non aggiungo altro. Riccardo, quel post di Oddo nella giornata di ieri, con la citazione di Pirandello, eccolo qui: nel lungo tragitto della vita troverai tante maschere e pochi volti. Come lo leggi? Può essere riferito sia alla dirigenza che anche a qualche giocatore che secondo me non ha rispettato quelle che erano la partenza iniziale, insomma, dei nomi illustri che a distanza di 2 o 3 mesi in campo sono così delle ombre più che dei giocatori, e mi riferisco ad esempio a Valdifiori che era un punto fondamentale della squadra, che per il momento ha fatto delle prestazioni altamente insufficienti. Massimo è stato anche sfortunato per questa marea di infortuni che l'ha colpito, perché comunque giocare senza attaccante non è facile per nessuno, perché il gioco del calcio, per vincere devi fare gol, e se ti mancano contemporaneamente gli attaccanti la difficoltà diventa. Poi chiaramente, mancando i risultati, un po' di tensione sicuramente si è creata, ma è logico. Purtroppo nella vita, quando c'è il mondo del lavoro di mezzo, è sempre meglio non avere amici. Nel mondo del lavoro, e questo per loro è un lavoro, è meglio non avere amici, meglio prendere sempre persone esterne, così nel giro di 2 o 3 settimane, come sono venuto, le mandi via, ti fai probabilmente meno problemi, meno parole e più struttura. Anche perché dobbiamo dire che il Pescara ha cambiato più allenatori dei DPCM che fa Conte. Io sono veramente, forse la lotta, che ha cambiati, sì, di più è stata l'Ascoli, che ne ha cambiati 6, noi 5. Sì. Cioè, io credo che una stabilità questa squadra, la dirigenza la deve dare. E mi riferisco ad esempio al primo Zauri, che era stato preso con un progetto dalla primavera a portare avanti, un progetto fallito. Adesso ha riprovato addirittura con un biennale con Massimo su un progetto.
E forse è stato proprio anche sfortunato, perché io credo che loro ci contavano molto su questo progetto di Massimo, che era anche, visto la squadra allestita, un progetto su dei giovani. E quindi tutto questo sicuramente la società ha dovuto correre ai ripari in questo modo. D'accordo. In parte il discorso di Totò, termino, il corso di Totò non è sbagliato quando dice che alla fine paga l'allenatore, sì, però è il quinto allenatore. Forse deve pagare anche qualcun altro. Ecco, prima di sentire la seconda parte dell'intervista col presidente Sebastiani inerente all'arrivo di Breda, vorrei sentire nuovamente Totò su questa citazione di Pirandello, e se l'allenatore poteva essere difeso di più oppure è stato difeso nella maniera giusta. Iniziamo dalla citazione di Pirandello, Totò. Ma guarda, la citazione ti fa pensare appunto soprattutto a qualcuno della società che ha scoperto che avesse la maschera invece del volto sincero, voglio dire, la citatore è pesante la citazione, per cui è chiaro che questo lo puoi capire solo se lui parli con lui e ti dice con chi ce l'aveva, nome e cognome. Sicuramente ce l'aveva con qualcuno, perché questa esperienza non so se è solo l'amarezza, non è soltanto l'amarezza, perché questo 3 mesi fa ha firmato questo al buio, questo progetto, che chiamiamolo progetto, che poi è progetto fa ridere. Chiedo anche a te se pensi si è indebolito anche il rapporto con Giorgio Repetto. Non lo escluderei che magari ci sia stato sulle scelte tecniche, però voglio dire, Giorgio in questo momento lo vedo anche un po' fuori dagli schemi di questo progetto, l'ho già detto altre volte, o meglio, sta facendo un lavoro che non è quello che lui pensa di poter fare, come io stesso credo. No, non mi riferisco, ovviamente sappiamo che Repetto è intervenuto poco nelle operazioni di mercato, proprio nel rapporto di fiducia, ecco, perché molte volte in passato Repetto aveva aiutato Oddo, ricordiamo dopo la partita di Terni, e non so se è rimasto lo stesso rapporto, lo chiedo a te. Non lo so, io potrei avere qualche dubbio, insomma, per come è andata, perché è stato troppo Repetto, per quello dico, non so anche qual è la forza di Giorgio in questo momento all'interno della società e quindi anche nel raffronto con Massimo. Appunto, io ricordo ovviamente l'anno della promozione in Serie A, era un rapporto fortissimo, forte, in cui i due, tra l'altro, c'era una simbiosi, si aiutavano a vicenda, quindi non so se adesso in questo marasma che c'è stato, o se Giorgio abbia avuto anche la forza per sostenere certe situazioni, insomma, questa è una cosa. D'accordo, purtroppo d'accordo. Non lo so. Allora, Andrea, mi dicevi che c'è un nuovo post? Sì, c'è sul sito della Pescara Calcio l'annuncio fatto dal club circa questo lutto di cui abbiamo parlato, il Delfino saluta il dottor Ernesto Sabatini, poi scendendo nel leggere proprio il testo del comunicato, la Delfino Pescara, il presidente Daniele Sebastiani si unisce al cordoglio per la scomparsa del caro dottor Ernesto Sabatini, storico medico sociale bianca-azzurro, una figura di riferimento per gli atleti, i tecnici e l'intero club. Ci lascia un grande uomo che ha saputo unire la sua professionalità alla passione per il calcio, ha detto il presidente Sebastiani, a tutta la famiglia le più sentite condoglianze insieme ad un grande abbraccio. Allora, andiamo a sentire la seconda parte dell'intervista del presidente Sebastiani, realizzata dalla nostra Andrea Costantini, proprio come si è arrivati alla scelta di Roberto Breda. Perché ha scelto Breda? Cosa ha chiesto a Breda? E se non avesse avuto la chiamata della Triestina, sarebbe tornato Pillon? Sarebbe stata lui la prima scelta? Guardate, vi devo dire la verità. Io personalmente non ci avevo nemmeno pensato al mister. È stata una... Bruno? No, non c'entra proprio... Latina. Ma non c'entra proprio niente, Bruno fa un altro mestiere, gioca a pallone, non fa il direttore. No, è stata, devo dire la verità, ma con molta, tanto poi lo potrà confermare, è stata una scelta soprattutto di Giorgio, che aveva conosciuto l'allenatore nel 2014, aveva avuto modo di parlarci insieme a Pavone, e quando è uscito fuori il nome suo, che poi è uscito fuori da Bocchetti, perché questi sono gli allenatori che sono in giro,
Giorgio ha detto: se tu sei d'accordo io andrei su Breda, perché secondo me ha queste caratteristiche. Io sono tranquillamente d'accordo, perché non ho nulla in contrario, tutto qui. Il nonno è stato cercato? Anche qui c'è stata una riflessione di tutti e tre, credo che Giorgio lo abbia anche chiamato, sì. Sicuramente, però è stato lo stesso Giorgio a dire: non portiamo qualcuno che sia proprio estraneo da questa piazza, e forse credo sia la soluzione giusta. Ecco, ma data la situazione, gli infortuni, cosa ha chiesto mister Breda e come l'ha convinto alla fine dei conti? Ma io credo che venire a Pescara non bisogna convincere nessuno, questa è l'unica cosa di positivo che abbiamo sempre avuto, perché la gente qui a Pescara viene di corsa. L'organico è di tutto rispetto, e non lo dico io ma lo dicono tutti gli addetti ai lavori, perché quelle persone che sono state contattate, c'era un unico denominatore comune, cioè quello della consapevolezza di avere comunque una squadra che può ben figurare in questo campionato. Certo, dobbiamo recuperare qualcuno, secondo me dobbiamo recuperare qualcosa a livello fisico, perché lo dobbiamo fare, e poi magari avere un po' più di cattiveria, che in questo campionato, come ho sempre detto, fa sempre la differenza. Che cosa ha chiesto a Breda? A Breda abbiamo chiesto nient'altro che fare il suo lavoro, cercare di capire velocemente se ci sono dei problemi, se magari quello che abbiamo pensato noi può rispondere al vero, oppure se era solamente una nostra, cioè, diciamo, sensazione, perché quello che diceva prima Paolo, che sta squadra corra meno degli altri, credo che sia evidente in campo, non lo devo dire io. Può darsi anche che corra male, e magari stanno bene fisicamente, però si corre male in campo. Quindi questo abbiamo chiesto a Breda, è il suo mestiere, quindi non è che possiamo chiedere più di tanto. Noi chiediamo di fare il suo lavoro a chiunque arriva qui, di farlo al meglio. Ai giocatori però chiederemo altrettanto la stessa cosa, sicuramente un impegno maggiore, perché non ci si può sempre nascondere dietro qualcun altro. Mi sembra di capire che il presidente Sebastiani continui a puntare l'indice sull'aspetto atletico, quindi sulla preparazione atletica, però ne parleremo più tardi. Vorrei chiedervi invece cosa ne pensate di questa scelta di Roberto Breda. Francesco, vorrei partire da te adesso. È un allenatore che... Ecco, ricordiamo, scusami Francesco, che l'orientamento iniziale era su Pillon. Pillon sabato aveva dato la parola alla Triestina, infatti come ci ha detto prima Andrea Costantini, oggi ha firmato il contratto con la società alla Bardata. Invece su Breda? Intanto Pillon, da come ci ha detto adesso il Presidente, dalle voci che erano uscite, se è vero come dobbiamo credere che Repetto ha detto proviamo a prendere un altro allenatore che non nuovo per la piazza, dobbiamo crederci. Su Breda è un allenatore che quando è subentrato in situazioni difficilissime, come questa del Pescara, ha sempre ottenuto buoni risultati, ha fatto bene, quindi c'è solo da sperare che riesca, come devo dire, a svegliare più di un giocatore, che a me non mi porta a essere d'accordo con il presidente quando dice, ma anche con tutti quelli che lo dicono, possono essere pure 1000 persone nel mondo del calcio italiano, che questo è un organico che offre le migliori garanzie. Le migliori garanzie per fare che cosa? Questo è un organico costruito male, assemblato male, dove ci sono troppi giocatori, 5 li ho nominati prima, chi per un problema, chi per un altro, che venivano da stagioni negative e quindi sono state delle scommesse, e se in un organico di 30-35 giocatori ce ne stanno 5 che sono delle scommesse, più qualche altro che andava tolto e che non è stato tolto dopo i disastri della passata stagione, perché della passata stagione si può dire, si possono usare tutti gli aggettivi più pesanti, Pescara era retrocesso sul campo, sono rimasti i giocatori che erano retrocessi sul campo e che adesso stanno facendo schifo, passatemi il termine, chiedo scusa, più di prima. Quindi è inutile che mi continuino a dire questo. Spero che con Breda, e concludo, dimostri che questa squadra è decisamente molto
più forte come organico di quello che abbiamo visto sin qui. Sarei felicissimo di essere smentito, con me tutti quelli che sono oggi molto pessimisti. Intanto queste sono le immagini dell'allenamento di oggi, sono state fornite dall'ufficio stampa delle Pescara da Max Mucciante, che ringraziamo. Paolo, allora la scelta su Roberto Breda ti convince? Sì, io l'ho detto prima, cioè la cosa più importante di tutta questa situazione adesso, prima ancora del valore tecnico di Breda, che sarà sicuramente un ottimo tecnico, è quella di aver optato per una soluzione esterna, cioè per far entrare nella Pescara Calcio una persona, un terzo che viene da fuori, quindi che non è un ritorno, che non è un avanzamento di carriera di qualcuno, eccetera, perché in questo momento ci vuole, secondo me, una rottura come si deve. Hanno scelto un allenatore che ha un curriculum di ottimo subentrante, e quindi io penso che i presupposti adesso siano tutto sommati positivi. È chiaro, dovrà ricompattare la squadra, badare al sodo, cioè senza cercare di chissà quale tipo di gioco o che. Adesso quello che è importante è fare delle partite attente, determinate, per recuperare i punti. E possiamo dire a questo punto che il calendario, avendo affrontato già quasi tutte le squadre più forti, esclusa la Salernitana, si apre una fase che è foriera di poter fare questo recupero, che deve essere ovviamente il più rapido possibile, perché la squadra si deve portare in acque sicuramente più tranquille, che secondo me adesso, a parte i giocatori, qualcuno sì, qualcuno no, certo, io insisto solo sul fatto che questi infortuni che si ripetono sugli elementi determinanti ogni anno, insomma, la cosa non la gradisco, però devo dire che forse tutto sommato tecnicamente qualcosa di più di quello che ha espresso finora questa squadra lo può dare. Andiamo a sentire allora Roberto Breda al microfono di Andrea Costantini, prima intervista in maglia biancazzurra. Mister, benvenuto a Pescara. Come è maturata questa scelta? Intanto, in quanto tempo c'è stato questo contatto e perché hai accettato? Ma il contatto è stato molto recente, perché è stato sabato dopo la partita, quindi non è che c'è stato tanto tempo, però perché ho accettato? Perché alla fine dietro la scelta di venire qui a Pescara ci sono tante motivazioni, tutte molto valide, da partire dal tipo di piazza che conosco da una vita, da quando venivo da giocatore e poi da allenatore, al tipo di percorso che questa società poi ha fatto, lanciando sempre giovani molto interessanti, quindi lavorando anche con ottimo materiale prima, e con campionati anche con la Serie A, che insomma non è così centrata più volte, e che anche lì quindi non è una cosa da poco. Immagino abbia visto più volte il Pescara, che idea si è fatto dall'esterno? Sì, ho viste tutte praticamente, come ho visto tutte le partite di Serie B da qui all'inizio. L'idea è che tante volte, al di là delle qualità e al di là anche delle qualità del tecnico, perché secondo me Massimo rimane un ottimo allenatore, non sempre riesci magari a trasformare quello che hai in testa. I motivi poi sono vari e io non li conosco neanche, però è capitato a me come capita a tutti, quindi insomma fa parte del nostro mestiere. Con lei si è costruito anche una fama di allenatore molto bravo quando entra in corsa e risolve situazioni difficili. Qualcuno dice che lei è anche un normalizzatore. Cosa serve? Si rivede in questa descrizione, e cosa serve qui a Pescara? Normalizzatore non è che mi fa tanto piacere, perché cosa vuol dire? Ma è vero, perché allora è capitato tantissime volte che quando ti chiamano sono tutti disperati, poi dopo quando fai bene dici ma questa squadra si è capito per come eravate prima, quindi non sto parlando di qua, quindi se questo è normalizzatore non lo so, credo che ci sia il lavoro dietro, che ci sia la ricerca di appunto trovare soluzioni. A me piacciono le sfide, quando guardo le sfide guardo soprattutto poi l'organico, perché lì è logico che se non è campo io, che ho 50 anni, diventa dura. Nel calcio non hai tempo, e quindi devi far sì che quello che vuoi fare venga in poco tempo. È andata tante volte bene, adesso uno non parla mai prima, però insomma ce la metteremo tutta per fare un buon lavoro. Ecco, lei parlava delle migliori risorse. Nel Pescara ci sono Galano, Valdifiori, che finora non hanno reso, Memmusciai, ci sono stati anche tanti infortunati. Ecco, lei ha già un'idea, perché non ha un modulo di riferimento, lei insomma vedrà il materiale che ha a disposizione. Logico che un'idea c'è, poi dopo
Adesso là mi spiace, ma a parte che magari ce l'ho adesso, li vedo oggi e dico che aspetta un attimo, quindi anche là, e poi avere un minimo di vantaggio quando incontri una squadra che magari, non dico un effetto sorpresa, anche per poi loro è la stessa cosa, non sappiamo come giocano, non sappiamo che idea hanno. Quindi io credo che il gruppo, appunto, ha dei giocatori sia conosciuti importanti, ma sia anche dei giovani importanti, e quindi da là dobbiamo tirare fuori il meglio che è possibile. Ultima cosa le ha detto il presidente Sebastiani e poi il primo match contro il suo, diciamo, mentore degli Orossi. Beh, col presidente abbiamo parlato di campo e di calcio, che è la cosa più bella e non è appunto scontata mai. Nel parlare di campo di calcio, appunto, noi tanti, lui giustamente ha fatto una frase: quando parlo con voi allenatori usate sempre gli stessi termini, intensità, lavoro, impegno. Non devo fare più chiacchiere, devo fare il campo e sperare che si veda subito, subito, prima possibile, qualcosa di interessante. Ed Elio per me è stato fondamentale, perché sia da giocatore sia anche nella scelta poi di diventare allenatore, lui ha un ruolo predominante. Gli devo molto, però la gioco che poi la posta in palio, considera che poi anche un derby è alta e ognuno di noi fa quello che deve fare per fare il risultato. Ora 21:46 minuti, tra poco commenteremo l'intervista anche con Breda, andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio, tra poco. Ritorna allo svuotatutto notti d'oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dors Alfa Lomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'oro, Corso Umberto 271 Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Notti d'oro conviene. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:53 minuti, dunque abbiamo fatto un po' la cronistoria, abbiamo sentito dopo l'intervento iniziale di Leo Junior per il ricordo di Maradona, abbiamo sentito il presidente Sebastiani, il tecnico Breda. A tal proposito, Andrea Costantini, hai qualche notizia sul nuovo staff biancazzurro? Sì, chiaramente cambiano anche i volti da quel punto di vista. Con Roberto Breda lavoreranno il collaboratore tecnico Vincenzo Melidona, il nuovo preparatore atletico sarà Donatello Matarangolo. Abbiamo ascoltato in precedenza le parole del presidente Sebastiani anche circa la preparazione della squadra, qualche perplessità evidentemente, prende il posto di Arpili. E poi c'è anche un nuovo, tra virgolette, preparatore atletico, perché si tratta di un ritorno in realtà, Guido Nanni, che è stato a Pescara nella esperienza bis di Zdenek Zeman. Dunque Nanni sarà il preparatore dei portieri. A te. Allora, Breda è il nuovo allenatore del Pescara, continuiamo a parlare con i nostri amici, ma salutiamo un'altra figura storica del calcio pescarese, l'ex capitano Michele Gelsi, che è entrato in diretta. Buonasera Michele, ben rivisto, come buonasera, stai? Buonasera a voi. Bene, abbastanza bene, dai, diciamo bene. Riposato? Molto riposato. Michele, tu hai giocato spesso contro Breda, ricordiamo le vecchie sfide contro la Salernitana, poi parleremo anche di Delio Rossi. Come giocatore, come lo ricordi? Ma il giocatore era un giocatore forte, un giocatore che dava geometria a una squadra come dove giocava lui, che era un metronomo davanti alla difesa, intelligente e coi piedi buoni, e aveva anche molta aggressività e sapeva gestire un reparto dove serviva. E poi con l'andare del tempo, con l'avvento poi che lui con Delio Rossi è riuscito poi a perfezionarsi anche in un modo di giocare che era il 4-3-3, adesso penso che si adatterà alle esigenze della squadra. Senti Michele, tu come valuti quanto sta accadendo in seno alla Pescara, l'esonero di Oddo, il quinto allenatore cambiato nell'anno solare 2020 e l'arrivo di Breda? Allora, adesso la vedo da tifoso più che altro, non da ex giocatore. Dispiace perché Pescara non merita, da due anni che si soffre e non merita questa situazione. Però purtroppo le squadre vengono costruite nel momento in cui fai cerchi di prendere sempre il meglio, poi purtroppo quando vai a mettere in pratica non ti diranno per quello che l'hai scelti. E Max è un allenatore che conosciamo, è l'allenatore dell'ultima promozione. Purtroppo Max paga tante volte le sue scelte e tanti infortuni che ha avuto quest'anno e forse anche troppi cambiamenti di modulo che non hanno portato quei risultati che lui si aspettava. Senti, tu hai vissuto bellissime annate, anche qualche stagione difficile. Le responsabilità dei calciatori a che livello arrivano? Facciamo ovviamente riferimento a quelli del Pescara di oggi. A che livello? Io penso che sia il 90% colpa dei giocatori, il 10% colpa dell'allenatore. L'allenatore penso che ti possa dare un input, ti possa dare un modo di giocare, ti possa dare tutto quello che vuoi, però in campo poi
vai tu giocatore. Io penso che oggi non ci sia un allenatore che non ti dia organizzazione e vai in campo che non sai quello che devi fare. Oggi purtroppo gli allenatori sono preparatissimi. Marx è uno di quelli che preparava la partita in maniera perfetta e penso che qualsiasi giocatore andava in campo e sapeva quello che doveva fare. Però purtroppo tanti giocatori oggi il calcio, io non penso che tanti come me non ci rispecchiamo più in campo. Soprattutto non ci sono più, adesso stiamo rivedendo le tue perle, i tanti gol realizzati, non so se li stai vedendo. Sì, li sto vedendo e mi viene un po' di magone, perché sono anni che secondo me, 10 anni ho fatto a pescare, sono anni indimenticabili. Per quello che era l'attaccamento, il gruppo, in tutto e per tutto eravamo squadra. Quindi pensi che manchi quel senso di appartenenza che caratterizzava un po' le vostre annate? Per me sì, ma non parlo solo di Pescara, io parlo un po' in generale come calcio. Pescara purtroppo, i tempi nostri, noi in determinate situazioni non potevamo uscire neanche di casa. Non dico che oggi non devono uscire di casa, che purtroppo il calcio va avanti e determinate situazioni di calcistica si evolvono. Però c'è troppo permissivismo, nel senso che oggi vinci, perdi, pareggi, è come se tu avessi sempre vinto. Come non c'è quella tensione, quell'adrenalina che dicevamo noi, che sapevamo se non perdevamo, venivano nello spogliatoio, ci rovesciavano i tavolini. Quello ti metteva pepe al sedere, che la domenica poi ti faceva dare qualcosa in più. Oggi sei tranquillo, sereno, vinci, perdi, tanto lo stipendio lo prendi lo stesso perché sono tutelati. Noi non era così all'epoca. Però ripeto, detto da un ex calciatore è una bella accusa agli atleti di oggi. Vorrei sentire Totò De Leonardi, se gli altri... Ma io ripeto, non è un'accusa, è una constatazione che io faccio vedendo calcio e vivendo di calcio, perché ancora sto nel mondo del calcio, ho aperto una società di sport e management, ho una scuola calcio, quindi lo vivi, però non ti rispecchi più in quello che sei stato. Tutto qua. Totò, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, sì, perché veramente visto in questo modo è un altro calcio quello di adesso, l'attaccamento, tutte queste cose qui, le bandiere, la capacità di lottare insieme, anche di confrontarsi da loro, anche di magari di litigare con l'allenatore. Sì, ma hai sentito cosa ha detto Michele? Il 90% delle responsabilità è di chi va in campo, così come i meriti, perché ovviamente poi certo, dobbiamo fare discorsi diversi. Sono d'accordo, tant'è vero che alla fine che succede sempre, se le cose vanno male si cambia allenatore, però non è quello il problema, ma questo esiste da anni, voglio dire, questo il problema sono i giocatori, anche perché veramente gli allenatori hanno guadagnato una credibilità allucinante, cioè oggi conta l'allenatore più di qualsiasi cosa, e ovviamente questo scarica di responsabilità al giocatore, perché è arrivato il processo inverso, voglio dire, oggi l'allenatore è quello che sa tutto, dice tutto, decide tutto, il giocatore è quasi ai margini, e poi dopo ti accorgi che la partita però la vince Ronaldo, la vince Lukaku, la vince... No, ma scusami se posso dire una cosa, oggi rispetto anche a prima, oggi c'è il match analyst, c'è l'allenatore, sì, tu, sì. guardi tutto il movimento di quello che è la squadra avversaria. E oggi l'allenatore non gli scappa niente. Noi avevamo un allenatore in seconda e non avevamo neanche video, noi ci aspettavamo tutt'altro, cioè era un altro modo di intendere il calcio. Oggi sembra che tu stia dentro un grande fratello continuo, perché c'hai i televisori, e quindi questo dà importanza anche al giocatore, perché sei sempre sotto i riflettori. Però non poi alla fine il riflettore non è lo spogliatoio, l'intervista, cioè poi dopo il resoconto è in mezzo al campo. E poi dopo lì vedi se un giocatore fa la differenza, perché le fortune dei giocatori, degli allenatori, le fanno i giocatori. Quindi questa è anche una giustificazione per il fatto che si cambi spesso l'uomo in panchina, così come è avvenuto a Pescara. Ma sì, perché non puoi mandare via 27 giocatori o mandare via 3-4 giocatori. E allora non si può mai parlare di progetto, no? No, però vedi, Max, se tu leggi nelle righe, Max prima di Lecce ha lasciato a casa 3-4 giocatori, non l'ha convocati. Sì. Forse voleva dare un segnale, poi dopo la sconfitta di Lecce ha dovuto reinserirli
ancora, non ha avuto, secondo me non ha avuto la forza di continuare su quella linea. Beh no, con il Cittadella l'ha fatto, non si è ripetuto probabilmente nell'ultima partita col Pordenone che è stata decisiva. Ma ti ripeto, poi tante cose noi non le conosciamo, almeno io non le conosco, tante cose che succedono, voi giornalisti, forse voi addetti ai lavori lo sapete meglio di me, chi sta ai margini. Però penso che non sia stato facile, tanti giocatori, ci sono più di 30 giocatori, allenare 30 giocatori non è mai semplice, scelte, giocatori... Non si ricorda mai la formazione dal portiere all'ultimo attaccante, no? Ma sì, perché poi oggi gli allenatori pensano di non vogliono far rimanere male nessuno, quindi con questo turnover vogliono accontentare tutti, ma poi secondo me l'allenatore fa del male a se stesso, perché se tu trovi una quadra di un giocatore e gioca bene la domenica, perché lo devi mettere fuori la domenica dopo? Perché c'è il turnover. Deve giocare continuamente, secondo il mio punto di vista, anche se fanno tre partite. Paolo, ti ritrovi in questa assoluzione, se vogliamo, conseguenziale verso l'allenatore e anche verso la società che continua a prendere decisioni drastiche? Me dicevi, scusa, Enrico. Sì, Paolo, sì, sì, sì. Guarda, diciamo, queste riflessioni, questi spunti che vengono da una fonte così autorevole e che sono assolutamente condivisibili, intanto ci fanno capire che oggi c'è stata nel mondo dei calciatori di oggi, che è molto più dorato di quello di prima, una rilevante svalutazione di una serie di valori che una volta facevano parte del bagaglio proprio, no, tecnico e umano, forse dei calciatori dell'epoca di Gelsi ed anche di quelli di quegli anni, e quest'anno invece la cosa è diversa, sono tutti, come si diceva prima, sotto i riflettori, per cui non questa concentrazione, tutta questa vicinanza, questo attaccamento, questo senso della partecipazione si è un po' svilito. Nonostante oggi i giocatori abbiano delle tutele ovviamente sensibilmente superiori a quelle di una volta. Per cui questi sono principi assolutamente condivisibili. Il fatto che ci possano essere delle situazioni per le quali alcuni giocatori possano diciamo remare contro, ecco, diciamo così, e quindi mettere in cattiva luce l'operato dell'allenatore, sicuramente questo è pure un'altra cosa, però in queste situazioni si sa che poi la società agisce solo in un senso, cioè nel senso che si rivale su quella che è la controparte tra virgolette più debole, ma non è così, ma comunque è chiaro che poi è sempre l'allenatore che deve fare le spese, perché poi dice l'allenatore, oltre ad essere un bravo tecnico, deve essere uno che sa gestire il gruppo, lo deve saper gestire per bene. D'accordo. Quindi, Michele, a livello sentimentale ti dispiace più per Massimo Oddo, figlio di Franco Oddo, che è stato uno dei tuoi tecnici preferiti, oppure il ritorno di Delio Rossi, che il Pescara incontrerà venerdì nel derby di Ascoli? Non sentiamo più Michele? È andato via l'audio? Non sentiamo più l'audio di Michele Gelsi, forse c'è qualche problema, perché Delio Rossi, come tutti sapete, è tornato in pista, è stato assunto dall'Ascoli Calcio. Intanto Andrea, diamo aggiornamenti sui posticipi, ne approfittiamo. Certo, perché a Chiavari è appena iniziato il secondo tempo, 0-0 tra Virtus Entella e SPAL. Nel posticipo di Serie A, Genoa 1, Parma 2, doppietta di Gervinho, poi Shomurodov per il Genoa, che dunque ha accorciato le distanze. 0-0 in Serie C anche tra Como e Piacenza. Ecco, non so se è stato ripristinato il collegamento con Michele. Michele, ci senti? Mi senti, Enrico? Sì, adesso sì. Ecco, allora l'ultima domanda. Dicevo, a livello sentimentale, ti dispiace più per Massimo Oddo, figlio di Franco, uno dei tuoi tecnici preferiti, oppure sei più contento per il ritorno in panchina di Delio Rossi, altro tecnico al quale sei stato molto legato? Ma tutte e due. Mi dispiace molto per Max, perché alla fine Max è un ottimo allenatore e anche un amico. E per Delio sono molto contento che sia tornato in pista, perché un allenatore come Delio non può stare ai margini.
secondo me hanno fatto la scelta giusta a riprendere Delio ad Ascoli, secondo me riuscirà a tirarli fuori da una situazione un po' difficile. Però ti farei pescare ovviamente venerdì, ci mancherebbe. Assolutamente sì, mai tifato nessun'altra squadra al di fuori del Pescara. Io Pescara la amo, se me sono 31 anni che io sono a Pescara, quindi mi dispiace perché quando le vivi determinate situazioni e poi vedi determinate atteggiamenti o determinate situazioni, ovviamente quando vai allo stadio vedi che non c'è più quell'attaccamento di prima, dispiace. Sentivo l'altro giorno Dino Zampacorta, mi sembra che faceva una riflessione, e sembra che tanta gente sia contenta che siamo ultimi in classifica. E questo forse è una cosa che ci deve far riflettere. Noi siamo una città che deve stare a livelli alti, deve stare in Serie A, deve stare a livelli del Benevento, deve stare ai livelli dello Spezia. La squadra che ha una storia a Pescara. Michele, grazie per questo contributo, sei stato gentilissimo. Un saluto da tutti gli amici in piattaforma. Speriamo di vederti presto e ti auguriamo di stare sempre in gran forma come ti vediamo. Grazie anche a voi, Michele. Grazie a voi. Grazie. Ciao, Michele. Pubblicità e torneremo subito in diretta tra poco. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Ritorna allo svuotatutto notti d'oro, con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dors Alfa Lomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'oro. Corso Umberto 271 Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Notti d'oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampacorta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 22:13 minuti, allora abbiamo lasciato Michele Gelsi qualche istante fa, vorrei ripartire da Riccardo Klinco perché in questa serata dove abbiamo riassunto in maniera cronologica quanto è avvenuto intorno alla Pescara, molti hanno puntato proprio l'indice sui calciatori. Tu, Riccardo, spesso sei stato severo nei loro confronti, ritieni che ovviamente, come diceva Gelsi, ci sia addirittura un 90% di responsabilità? Beh, 90% è tanto, però io tenderei a dire 50% e 50% allenatore, perché sarebbe troppo... Ponzio Pilato, sì. No, perché? Io dico in generale, non dico... No, non dico, no, Totò. Ma no, ma anche per non sminuire il lavoro dell'allenatore. Cioè, nel senso che il 50% vale anche quando va bene la squadra. Nel senso che dare colpa a tutti i giocatori, no. Dare colpa a tutto l'allenatore, no. C'è una concausa sicuramente. Forse era inerente più alla piazza di Pescara dopo quanto era accaduto nella passata stagione. Perché veramente 5 allenatori in un anno solare... Cioè, non è roba di altri tempi, probabilmente. A Pescara, in un anno, Totò ricorderà, si sono alternati 3 allenatori nelle stagioni solo delle retrocessioni, no? Esatto. Io volevo anche dire una parola sull'allenatore. Voi avete detto prima, non so che ho sentito, secondo me la prima scelta era Pillon, quello che io so. E probabilmente Pillon a Trieste ha avuto un contratto biennale, mentre qua gli era stato offerto un semestrale con eventuale rinnovo. Questa è stata una dei motivi per cui ha giocato l'ago sulla bilancia dalla parte triestina. Secondo ago è che la Triestina è più vicino a casa, perché lui... Sì, ma infatti l'abbiamo detto prima, Riccardo, quanto stai dicendo adesso è stato sottolineato in precedenza e aveva dato la parola alla Triestina. Ecco, Andrea Costatti adesso ci fa rivedere il post della giornata di oggi. Nel momento in cui Pillon era già impegnato, ovviamente la società ha deciso di trovare un nome nuovo e quindi si è puntato su Breda. Non ho sentito Francesco però su questa... scelta di Breda. Francesco, te l'ho chiesto, adesso non ricordo nemmeno. Sì, me l'avevi chiesto, io semplicemente ero io per far ricordarlo a Riccardo, che avevo detto se il presidente ha detto che parlando con Repetto dice, non prendiamo un allenatore, prendiamo un allenatore che non è stato mai su questa piazza, automaticamente la prima scelta diventava Bredo, comunque gli altri, fermo restando che hanno anche valutato, come sappiamo tutti, la possibilità di riprendere Pillon, che adesso è troppo facile dire che andava ripreso quest'estate, tutto il resto. Io dico semplicemente, per il discorso con Gelsi e con gli altri, se il calcio rispetto a quando giocava Gelsi indubbiamente è cambiato, si parla di bandiere, ma prima Andrea ha nominato il giocatore del Genova che ha fatto gol, io non ho nemmeno capito il nome, uno dei milioni di come? Shomurodov. Vedo un po', dimmi che nazionalità è, tu lo sai, perché sei un balcanico. Ma se fai un censimento tra gli addetti ai lavori, il 99% non sanno che ne sono tanti, di nomi sconosciuti. Da quando giocava Giampaolo, che salutiamo, che abbiamo visto. Sì, appunto, Francesco, grazie. Dopo Leo Junior e Michele Gelsi, infatti, dopo tornate, Francesco, salutiamo un altro ex
il capitano, un'altra bandiera del calcio pescherese come Federico Giampaolo. Buonasera Federico, anzi buonasera mister, perché sei primo in classifica. Buonasera agli ospiti, ciao Enrico, ciao. Primo in classifica in Serie D con l'Area Canatese, quindi stai vivendo un momento bellissimo con la tua squadra. Questa sera però ti coinvolgiamo nel discorso inerente a Pescara. Abbiamo sentito prima Leo Junior, poi Michele Gelsi, adesso tocca a te che sei un attaccante, qui di attaccanti veramente ne avremo bisogno ancora per quanto riguarda questa assenza di Bomber. Venerdì si gioca ad Ascoli contro Delio Rossi, un tecnico che tu ovviamente hai amato, così come lui ha amato te, perché avete fatto grandi cose insieme. Anche se anche tu eri legato a Franco Oddo, padre di Massimo Oddo, per quel miracolo che stava compiendo a Salerno. Esatto, sì, io devo ringraziare Delio Rossi perché quell'anno lì facemmo un grandissimo campionato. Sono contento e anzi approfitto di fargli un grandissimo in bocca al lupo, perché era da tanto tempo che non lo vedevamo più nei campi da calcio, per cui conoscendo Delio con la sua voglia, la sua rivalsa, la sua esperienza, perché è sempre un allenatore che ha avuto dei successi importanti, possa veramente fare bene ad Ascoli. Poi nello stesso tempo ho avuto Francesco Oddo a Salerno, dove facemmo un finale di campionato eccezionale. Per un punto, mi ricordo quell'anno lì, non riuscimmo a salvarci. Per cui sono due allenatori che io ho amato, che sono stato bene, dove mi hanno anche insegnato tante cose. E Pescara ovviamente però resta la pagina più importante della tua carriera, quella Pescara che però non c'è più né come risultati né come entusiasmo. Tu da lontano cosa sai di quanto sta avvenendo qui in Abruzzo? Ma so che il Pescara effettivamente su 9 partite ha fatto 7 sconfitte, una vittoria, un pareggio, è normale che ci sono dei problemi, è indubbio questo. Dispiace perché Pescara è una, come dicono tutti, ma effettivamente è vero, perché io poi ci ho giocato 7-8 anni, è una piazza che potrebbero fare molto di più. Sentivo il discorso di Michele Gelsi che dava al 90% la colpa ai giocatori. Io non sono d'accordo, perché la colpa deve essere divisa con società, allenatore e direttore sportivo. Perché la squadra la fa il direttore sportivo con l'allenatore, la società giustamente è anche colpevole quando poi tu non fai risultato. I giocatori secondo me sono l'ultima parte da condannare, perché ricordiamoci sempre che per un giocatore questo è un lavoro, ricordiamoci sempre che per i giocatori perdere non sta bene a nessuno. Di conseguenza spesso si dà la colpa ai giocatori, ma secondo me sì, possono essere una minima parte colpevoli, se vogliamo usare questo aggettivo, però è un problema che deve essere suddiviso in tanti fattori. Ecco Federico, tu fai questo tipo di discorso oggi oppure hai avuto sempre questa convinzione? Cioè lo fai oggi sei passato dall'altra parte della barricata come allenatore? L'ho avuto sempre perché quando giocavo io personalmente, ma tanti altri miei compagni, si giocava sempre per vincere. È normale che poi il calcio ha mille variabili, perdi, c'è la squadra avversaria, un momento fisico che non stai bene, però si entrava in campo sempre per vincere. Poi il giocatore può avere qualche problema con l'allenatore, ma io non ho mai visto nella mia carriera un giocatore che entra in campo e vuole perdere, questo mai. E questo sono in tanti a sottolineare, tanti campioni proprio ribattono sempre questo concetto, è assurdo andare in campo e giocare contro l'allenatore, ma non è proprio nell'indole nostra, nell'indole ma è normale. Adesso la situazione a Pescara è difficile, è normale che bisogna trovare degli alibi, no? Però quando poi il Pescara vince il campionato questi discorsi poi non esistono. Quando una squadra vince il campionato fa bene, si parla di altro, no? Per cui andiamo rincorriamo un po' gli eventi, no? La squadra va male e bisogna trovare i colpevoli. Quando la squadra va bene va tutto bene, per cui secondo me bisogna lo stesso discorso dello spogliatoio, che è rotto quando si perde ed è unito quando si vince.
Esatto, lì poi un'influenza importante la deve dare l'allenatore, questo staff, effettivamente, perché lo spogliatoio poi è una gestione che devi essere bravo a gestire bene, perché puoi trovare, io parlo del Pescara, c'ha 30 giocatori, leggevo, sentivo, effettivamente 30 giocatori, già una società che ha in squadra 30 giocatori non va bene. Non va bene perché giustamente c'è il giocatore che gestire, non, cioè... gestire il giocatore che non è contento, devi mandarne qui 12-13 in tribuna. È normale che il lavoro in allenamento va a calare perché non c'è l'entusiasmo, non c'è la voglia, non c'è la competizione. Di conseguenza le squadre bisogna farle massimo 20, 22, 23 giocatori, poi si va a pescare secondo me nei settori giovanili, perché 22, 23 giocatori, certo, bastano, secondo me avanza. Quando ne hai 30 è normale che l'allenatore lo metti in difficoltà, perché poi ogni giocatore ha un proprio carattere e di conseguenza lì devi essere bravo poi a gestire con lo staff 30 giocatori, ma già lì in partenza secondo me è una situazione già che diventa difficile. Poi se le cose vanno bene, come dicevo prima, va tutto bene, ma quando le cose poi non vanno male, vanno male, è normale che poi sorgono dei problemi. Federico, ti lascio ai miei amici in piattaforma, li conosci quasi tutti, Totò De Leonardis, subito Totò in compagnia di Federico Giampaolo, vai Totò. Ciao Federico, ciao, ciao Dottore, è bello rivederti, ti seguo sul giornale, stai facendo un bel campionato. No, sì, ti volevo dire, per quanto riguarda quel discorso sulle responsabilità, cioè, sì, io non parlo di responsabilità del giocatore che fa le scarpe all'allenatore, sicuramente, però il giocatore è la parte più importante del resto del gioco, cioè senza il giocatore, questo è il mio ragionamento, non ci sarebbe calcio. Per cui quando andiamo a vedere responsabilità dobbiamo vedere il peso che hanno i giocatori sulla qualità, la capacità di gioco, eccetera. Poi al secondo posto ci metto, se mi sembra che è scarso, credo che sia la società ad aver lavorato male, ma a costruire questo gruppo. Al terzo posto ci sta l'allenatore, secondo me, che deve cercare di fare anche miracoli con una squadra che magari non è all'altezza. Per dirti, quando sei stato tu in Pescara non ho avuto mai problema dell'attaccante, c'eri tu, così come tanti altri. Adesso sono 3 anni che il problema attaccante esiste, quindi cioè, non è la stessa cosa giocare con un attaccante affidabile, con una squadra affidabile e non averla. Questo è il discorso che faccio io. Il problema della famosa programmazione è quella, deve essere fatta in un certo modo, voglio dire, perché tutto da là, si parte tutto da lì. Poi è chiaro, ripeto, a mio avviso il calciatore è sicuramente la parte più sana del calcio, non solo sana, è indispensabile, altrimenti non si gioca. Senza ma io sono d'accordo che i giocatori forti, i giocatori di qualità aiutano tantissimo, questo è scontato. Se c'ho giocatori forti di qualità agevolo il lavoro dell'allenatore, però voglio dire, l'input poi lo dà l'allenatore, le linee guida lo dà l'allenatore e il giocatore poi, se c'hai un allenatore bravo, io non sto dicendo che Massimo Oddo non sia bravo, assolutamente, io parlo in generale, se c'è un allenatore bravo che ti dà un'organizzazione di gioco, nel senso che poi ti valorizza al 100% il giocatore, io penso che lì sia il fattore importante, per cui poi il giocatore si allinea all'allenatore. Poi ci possono essere dei momenti che il giocatore non sta bene, ha dei momenti particolari, però quello che dicevo prima, il giocatore, io l'ho fatto, è un lavoro, perché se sappiamo benissimo che se tu fai bene, diciamoci la verità, puoi andare ad aspirare a giocare in Serie A e guadagnare più soldi, no? Perché anche quello, oltre la passione. Se tu fai male, con la competizione che c'è adesso, è normale che poi fai fatica a trovare le squadre, per cui non avrebbe senso, cioè giocare in campo e non rendere al massimo, non dare il 100%, secondo me è un luogo comune che bisogna sfatare. Poi è normale che l'allenatore deve essere bravo a capire le caratteristiche di un giocatore e farlo rendere al 100%, lì sì, poi giustamente è importante l'allenatore, è importante la società che in un momento difficile deve stare vicino all'allenatore, ai giocatori, perché il campionato è iniziato adesso, sono 7-8 partite, non so quanto, per cui la situazione è drammatica, però c'è ancora tempo per risollevarsi. Ecco, mi dicono che vuole intervenire Francesco, vai Francesco. Ben risentito e ben... Ciao, ciao Francesco. Ti chiedo, ma
quando sei stato giocatore, io sono d'accordo con l'ultima parte del tuo discorso, perché l'allenatore bravo o più bravo di altri è quello che riesce a motivare di più il giocatore, è quello che è bravo, per essere sintetico al 100%, nel far rendere il giocatore al meglio delle proprie capacità. Però quando non si verifica questo, credo che sia naturale che forse il giocatore in campo gioca inconsciamente, questo che ti chiedo se può succedere, in modo, come posso dire, svogliato, poco motivato, proprio lo fa non per giocare contro l'allenatore, ma è naturale, quasi naturale, che renda di meno di quello che può rendere. Al di là poi del discorso, e qui me lo insegni tu, del discorso tattico, del discorso atletico, del discorso della vita sana del giocatore, al di là di tutte le tantissime variabili che ci sono nel gioco del calcio. Federico? Sì, ho capito. Francesco, però io ti faccio una domanda, tu che sei un esperto di calcio. Quanti giocatori hai visto che... anche adesso non Pescara... esageriamo, esperto, va bene. Scherzo, giocatori... scherzo. Sì, sì. Vai, Federico. Quanti giocatori hai visto che in un anno hanno reso meno, poi vanno a giocare in altre squadre e sono giocatori completamente diversi? La maggior parte. No? Ce ne sono tantissimi. Sì, esatto. E vale anche per gli allenatori? Sì, vale anche per gli allenatori. Guarda che io sono convinto... Scusami, io sono, per concludere, io sono convinto che in percentuale l'allenatore ha un'importanza notevole. Lascia perdere le percentuali. Scusami, Francesco, dobbiamo accelerare perché siamo in chiusura. Francesco, scusa. Io potrei difendere la mia categoria dicendo che la colpa è dei calciatori, però secondo il mio punto di vista, ognuno poi c'ha il proprio punto di vista, secondo me il calciatore in un contesto di responsabilità è quello che ha responsabilità minori. Allora, Paolo Toro, poi Riccardo e Andrea per chiudere questo collegamento. Paolo Toro. Sì, magari ad averne di Giampaolo oggi. Salve. Federico, io volevo sapere se lei era d'accordo su questo punto, cioè il ruolo dell'allenatore, no? Effettivamente, al di là adesso delle bravure tecniche, tattiche e tutto il resto, deve essere anche quello di saper cementare e mantenere un gruppo. Cioè, nel senso che deve anche in alcuni casi anche saper prevenire certe situazioni che potrebbero determinare dei rendimenti non ottimali della squadra. Questo è un ruolo fondamentale. Adesso lei è un ottimo allenatore, lo sa, è d'accordo su questo fatto? Perché sono d'accordissimo, perché la parte, secondo me, nel calcio di adesso è più importante la gestione che l'organizzazione tattica. Questo non vuol dire che l'organizzazione tattica non sia importante, è fondamentale, però la gestione, secondo me, è fondamentale, perché il calciatore alcune volte ha bisogno di una parolina importante, il giocatore ha bisogno anche di essere bastonato, tra virgolette, quando deve essere bastonato, per cui l'input lo dà sempre l'allenatore, è normale. L'allenatore, 30 anni di calcio, 20 anni di calcio, io dico sempre che deve avere l'occhio, no? L'occhiometro. Perché l'allenatore, quando fa allenamento, sta in campo, si accorge di tutto, no? È una cosa dallo sguardo di un giocatore, dal comportamento di un giocatore. Per cui lì, giustamente, non puoi sempre alzare la mano, litigare, perché poi sarebbe un disastro. Alcune volte devi capire, devi gestire, devi parlarci, e quella è la gestione fondamentale, importante, oltre all'aspetto organizzativo. E dicevo, organizzativo significa che devi dare un'identità alla squadra, che è la parte anche più difficile, ma nello stesso tempo devi cercare di mettere giocatori funzionali al progetto che hai in testa. Riccardo. Io non conosco il mister, ho sentito molto parlare di lui, ma non ci siamo mai conosciuti personalmente. Le volevo chiedere una cosa, la società, secondo lei, ha fatto bene a questo punto a sostituire l'allenatore come unico capro espiatorio, o doveva difenderlo ancora? Questa è una domanda difficile che mi fai, effettivamente. L'ho fatta apposta. Sì, lo so, l'ho capita. Ma scusami, Federico, ma quando noi ci diamo tu, scusami perché ti conosco da 20 anni, quando tu eri a Pescara Oddo non c'era ancora? No, Oddo l'ho avuto io a Pescara. Quando c'era Carnevale, eravamo Parlo di Massimo Oddo. No, Federico, tu allenavi la primavera. Massimo.
Tu allenavi la Primavera, lui no, non c'era. No, io allenavo la Primavera, poi ho fatto purtroppo un anno sì. E chiudo qui. Potresti anche aprire. No, chiudo. E poi, dopo aver fatto un anno di Primavera, andai via e presero Massimo Oddo a fare la Primavera. Ah, quindi prese il posto sì, tuo, sì. Ho capito. Esatto, sì, sì. Prego Riccardo, scusami. No, io la domanda no, l'ho fatta. Sai, effettivamente sette partite, come dicevo prima, sette sconfitte, Pescara ultimo in classifica, che effettivamente è difficile da digerire. La società ha pensato di dare una svolta importante. Di solito quando si arriva proprio in queste situazioni che siamo al limite, l'unica soluzione è quella di esonerare l'allenatore, voglio dire. Per cui l'avrà fatto, ci avranno pensato tantissimo, perché so che Sebastiani è molto amico di Oddo, ci hanno vinto un campionato assieme, è normale che è una decisione sofferta. Però per dare una svolta, per salvare il salvabile, di solito si raggiungono queste decisioni. Bene, grazie. Chiudiamo con Andrea Costantini, che ovviamente ti segue domenicalmente nel campionato di Serie D. Andrea, se vuoi salutare chiedere qualcosa. Ciao mister, sì. Il suo Avezzano giocava in maniera divina e gli chiedo, provo a fare un po' a indagare sui sogni nel cassetto del mister. A fine anno portare la Recanatese in C e tra 2-3 anni allenare il Pescara in Serie B? Può essere tra i sogni? I sogni sarebbe il massimo, però so anche che è molto difficile, per cui mi piacerebbe tantissimo. Perché vincere quest'anno il campionato o allenare il Pescara in futuro? Ma guarda, allenare il Pescara in futuro, perché quest'anno di solito gli allenatori sono sempre un po' restii, ma quest'anno rispetto all'anno scorso, che abbiamo fatto bene, abbiamo una squadra secondo me competitiva che ce la possiamo giocare fino alla fine. Se riusciamo a stare, come dicono tanti, sul pezzo ed avere continuità, che è la cosa fondamentale, che è cosa che non abbiamo ultimamente, secondo me possiamo giocarcela fino in fondo. Poi andare in Serie C sarebbe bellissimo e poi vediamo, il calcio è così strano che ha mille variabili, per cui non mi pongo delle situazioni futuristiche. Andrea, aggiornamenti sui posticipi? Genoa-Parma sempre 1-2 e siamo al 90esimo, invece al 78esimo Virtus Entella 0, Spallo 1, rete al 59esimo di Federico Di Francesco, dunque un abruzzese che dà un piccolo un buffetto a un altro abruzzese, Vincenzo Vivarini, che debuttava in campionato sulla panchina dell'Entella dopo il debutto assoluto in Coppa nella sconfitta col Torino per 2-0. 0-0 Como Piacenza. Dopo Leo Junior e Michele Gelsi ringrazio di cuore Federico Giampaolo. Federico, in bocca al lupo per questo campionato, ma per tutta la tua carriera. Grazie. Grazie Federico, grazie. Un saluto agli ospiti, arrivederci. Grazie. Grazie. Ciao. E un saluto ovviamente ad Antonio De Leonardis, Riccardo Clinco, Francesco Di Francesco e Paolo Toro, che sono stati con noi. Tutti. Grazie ad Andrea Costantini. Noi ci vedremo lunedì prossimo. Grazie Andrea Costantini, Maurizio Daguì. Appuntamento lunedì prossimo dopo Ascoli Pescara. Grazie per averci scelto.